Da un ruolo di governo, quello di assessore, ad uno invece istituzionale, vicepresidente del Consiglio. Paolo Gatti resta sulla cresta dell'onda. No, ma non è adesso quello che fa Paolo Gatti è secondario, certamente un ruolo diverso, meno di prima linea, meno operativo, però insomma quello che conta è rappresentare i cittadini, rappresentare il popolo abruzzese, dare il proprio contributo sul piano delle idee e anche sul piano eventualmente dell'opposizione e della critica costruttiva. E questo è quello che farò, cercherò di svolgere il ruolo nell'unico modo che so fare, cioè con grande impegno, con grande determinazione. Quello del grande equilibrio, no? È anche quello del vicepresidente del Consiglio regionale. Ma l'ufficio di presidenza deve fare in modo che ci sia un dibattito aperto in Consiglio regionale, rispettoso, sul piano delle idee e dei programmi, nel perimetro della buona educazione, perché qualche volta in politica, soprattutto ultimamente, c'è una maleducazione strisciante insopportabile, e che però questo dibattito poi produca decisioni. Le decisioni sono a carico della maggioranza ovviamente, ma noi staremo lì a consigliare, a vigilare, però quello che gli abruzzesi si aspettano è che si parli, ma che poi si giunga a prendere provvedimenti, a prendere decisioni che possano essere di aiuto agli abruzzesi, soprattutto in un momento così difficile come quello che viviamo.